Bentornati su New Retro, questa volta giochiamo a Captain Ishtar, un gioco pubblicato dalla Psytronic e che, ci crediate o meno, questo gioco, vediamo che Ishtar in realtà è una donna, è un po' tipo Samus Aran, no? Capitano, esploratore spaziale, ma in realtà è una donna. Ma questo è un gioco che ha due sezioni, a quanto ho visto. Una in soggettiva nell'astronave, dove dobbiamo sparare le altre astronavi, e l'altra sezione invece è a piedi sui pianeti alieni. Che figata che può essere sto gioco. E che ci crediate, alcuni mi daranno del pallonaro, mi daranno del cazzaro, ma che sono, vedi, sono tre parti. C'è anche un bonus game, poi lo vediamo. Vediamo un po', parte 1, andiamo a vedere, parte 1 dovrebbe essere quella in soggettiva. Allora, che ci crediate o meno, molti mi daranno del pallonaro, del cazzaro, questo gioco mi ha chiesto di provarlo e di, tra virgolette, recensirlo per voi, il mitico Alf Yngve. Me l'ha chiesto lui di persona, sotto il video di aspetta che gioco, uno dei suoi giochi fighi, qual era? Aspetta, un gioco del Shoot 'em Up Destruction Set 2, Trojan, sotto il gameplay di Trojan, che si scrive T-R-O-Y-H-A-N, c'è un H in mezzo prima dell'A. Se andate a vedere quel video là mio, sotto c'è il commento di Alf Yngve che mi chiede espressamente di provare questo gioco. E io ho detto, non ti preoccupare amico, prima o poi lo proverò. Gli ho detto anche, i due giochi mi piacciono tantissimo, li adoro, gli ho detto. Perché a me piacciono tanto i giochi di Alf Yngve, perché lui è un genio, riesce ad utilizzare lo Shoot 'em Up Construction Kit, questo tool, per fare delle cose incredibili che in teoria non si potrebbero fare con questo tool. Andiamo a giocare a Captain Ishtar, parte 1. Allora, non vedremo tutte e tre le parti, vedremo solo le prime due. Esattamente come quando ho fatto il gameplay di Flash Gordon della Mastertronic, che però non so se l'ho già pubblicato o no, però ce l'ho nell'archivio, se non l'ho già ancora pubblicato. E come ho fatto come ho fatto in quel frangente lì, cosa farò? Vi farò vedere solo le due parti. La terza parte la vedete solo se sto gioco o ve lo prendete o ve lo comprate, sì, perché questo è un gioco che è stato anche un gioco commerciale e potete comprarlo sia su Itch.io che sul sito Psytronic, lo potete comprare sia in digitale che scatolato, che boxato, fisico. Andiamo a giocare Captain Ishtar, pilota spaziale, sei stato mandato per investigare il misterioso pianeta Petit 4, Petit vuol dire piccolo, dove nessun uomo è mai giunto prima, un po' la Star Trek. Ma mentre lui vola più vicino alla, come lui, nella do, ah, mentre lei vola più vicino alla superficie del pianeta, è attaccata dalle forze ostili dell'impero Nitwop. Deve combattere per la sua sopravvivenza. Andiamo. Oh, ma che figata! È una roba tipo Afterburner, un incrocio fra Afterburner e quel gioco lì, quello di Jim Sachs con UFO, come cacchio si chiamava? Purtroppo non c'è l'autofire in questo gioco. Allora, guarda che figata, ci sta la superficie del pianeta con tutti gli alberi. Ma è bellissimo, raga. E questo l'ha fatto col Seuk, eh? Con tutti i trucchetti di programmazione. Ha fatto un gioco in soggettiva che ha poco da invidiare a quei giochi tipo Infiltrator, ve lo ricordate? Oppure Super Huey, che era, mi pare, di Paul Norman, del magico Paul Norman. Niente, raga, non riesco a colpirmi, stanno a fare i bozzi. C'è uno stormo di nemici bastardi. Sono degli alienotti? Ma quelli sono alienotti, ma sono alieni volanti, ma guardate. Mi ricorda un po' anche Space Gun, il gioco della Taito, quello che bisognava sparare nello spazio, un po' ispirato ad Aliens, no? Abbiamo 34.520 punti. E tra l'altro, no, mi sarà gonfiato. Aiuto, vaffanculo. Aiuto. E tra l'altro, abbiamo 5 vite, pare. Ma io ho tolto le vite infinite, perché è strano che non perdo vite. Ecco, ho perso una vita, appena l'ho detto.
Sì, perché in realtà sto gioco fa è ottenuto tre vite. Sto gioco è ottenuto con il trucco, praticamente gli sprite in realtà è fatto dal mirino, no? Lo sprite che noi controlliamo, che poi credo siano due sprites, cioè due giocatori, in realtà è il mirino. E quindi noi prendiamo danno non quando le astronavi sparano all'astronave nostra, ma quando ci beccano il mirino, anche se la cosa è un po' mascherata, fatto in modo che non si capisce. Intanto 61.000... Ah, ecco perché ci abbiamo tante vite, perché ogni 10.000 c'è da una vita comunque, come classico Seuk. Infatti ci abbiamo 4 vite ora. Sono stati usati anche dei tool. Aiuto, gli Lenoni volanti! Ma sono gli eredi di Cthulhu questi, sono dei piccoli antichi, invece di essere grandi antichi, sono i piccoli antichi questi, raga. Comunque è bellissimo, visivamente è una bomba sto gioco. Dai un po', aiuto! C'è l'astronave, quella dell'impero colpisce ancora. Ci abbiamo 94.000 punti, eh. Però sembra un po' facile in realtà, mi dà st'idea. Mi sa che la parte 1 è molto facile. Questa sulla... Oh, c'è il boss, adesso! Mori? No, ho preso una botta. C'ho tre vite. C'ho 100.000 punti. 101.590. Dai un po', mori. Abbiamo preso una botta clamorosa. Riusciamo ad atterrare da qualche parte questa astronave. Sto prendendo una serie di scuffi e mega galattiche incredibile. Mi stanno dando le mazzate spaziali questi. 123.000, intanto sono rimasto con due vite, attenzione. Oh, attenzione, cos'è? È un mega UFO. No, ma sfondato. Sono rimasto con l'ultima vita, attenzione. Morite. Sì, l'abbiamo gonfiato. 128.000. C'ho l'ultima vita, devo stare attentissimo, eh. Cerchiamo di farsi dumi. Oh, no! Effetto afterburner, abbiamo... No, mi è esplosa l'astronave. Ma mo' in teoria, teoricamente, io qua... Non dovrei andare avanti, dovrei resettare il tutto, me ne dovrei andare a quel paese. Però, attenzione, andiamo a vedere la parte 2. Quindi adesso io vado a caricare la parte 2 del gioco. A tra poco, ragazzi. Allora, eccoci qua, siamo alla seconda parte. Ovviamente ho barato impunemente perché ho inserito la password. In realtà qua funziona come nei giochi quelli della Dynamic, i giochi spagnoli della Dynamic, tipo Army Moves, Navi Moves, Game Over 1 e 2, Fantis, tutta sta roba qua, no? Che poi Fantis era Game Over 2, era lo stesso gioco, cambiava solo lo sprite. Comunque, in pratica, quando finiamo una fase, ci viene data la password per la fase 2. È un modo un po' strano di fare il multiload, però funziona. E in questo caso è perfetto per i giochi fatti col Seuk. E adesso andiamo... Ah, tra l'altro le musiche sono di Richard Bayliss, non l'ho detto che è un grande pure lui. Andiamo a giocare. Che poi anche Richard Bayliss ha anche contribuito con i tool, le cose, anche lui è uno smanettone del Seuk. Andiamo a giocare la seconda parte, siamo sul pianeta PT4. Captain Richard sta chiamando la base stellare. Mayday, la mia astronave è stata catturata dal raggio trattore del nemico. Abbandoniamo la nave, la mia... scialuppa di salvataggio deve atterrare sul pianeta PT4 occupato dal nemico. Non posso usare il homing beacon, sarebbe che cosa? La scialuppa, perché? Ah, homing beacon sarebbe il segnale, perché mi farebbe sgamare dai bastardi. Auguratemi buona fortuna. Ok, qua vedete, il gioco diventa una roba tipo Turrican. Guardate che figata. Cioè, questo per essere fatto col Seuk è notevole. Abbiamo già visto un gioco così che era un side-scroller fatto... Tipo era Forgotten Forest, eppure quell'altro, quello tipo Indiana Jones. Ma guarda, stanno i zombie qua sull'isola, ma che è? Sono zombie alieni. Ah! Mi ricorda tantissimo Soldier of Light, che era uno dei miei arcade preferiti in sala giochi, però la versione da sala
Non si chiamava Soldier of Light. Chi è questo? Ah, lo devo salvare quello. Non era la versione da sala giochi, si chiamava Xayn's Slina. Ma era bellissimo quel gioco, ragazzi. E somiglia a uno dei livelli di Soldier of Light, quello della del pianeta con i mosconi. Ma non si può distruggere. Ecco, l'ho distrutto. Quel nido dei mosconi. Ci abbiamo il jetpack praticamente. No! Vermone spaziale! Aiuto! Questo pezzo somiglia a quando arriva il dinosauro in Soldier of Light. Bellissimo, ragazzi. Però hanno fatto un bel omaggio, Di Soldier of Light esiste una conversione per Commodore che non è male. Certo, non è l'arcade, che l'arcade era molto più bello, però c'è una conversione Commodore 64 che sa tutta in memoria e ha solo 3 pianeti invece dei 5 o 6 dell'arcade. Però, cacchio, l'hanno fatta, L'hanno fatta la conversione Commodore. Era uno dei miei giochi preferiti in sala giochi. E l'ho portato sul canale. No! Aiuto! Ma c'è quella specie di piantona che mi ha... Aiuto, qua dobbiamo volare, penso. Abbiamo salvato un alienino blu. Quelli vanno salvati. Le musiche sono da paura, Bravo Richard Bayliss. No, mi hanno sfornato. Ci sono dei rallentamenti quando ci sono quei nemici. Perché? Il vermone è fatto col trucco che il vermone è semplicemente la testa, il nemico che poi spara verso il basso le parti del suo corpo. Capite perché flickerano le parti del corpo? Abbiamo visto in altri giochi quel trucco usato così, La musica è bellissima, ragazzi. Alla parte 3 vi ho detto non la vedremo. Forse vedremo il gioco bonus. Vedremo il gioco bonus, quello sì, Se vado su mi sa che finiamo il livello. Oh, ho cambiato livello, guarda un po'. Siamo sulla cima della montagna. Beh, salviamo sto tizio. Ah, ma quella è la mamma aliena a cui noi ridiamo il baby alieno che abbiamo recuperato prima, forse. Non lo so, però è una figata sto gioco. Per essere fatto col sacco è una bomba sto gioco, Anche se il mio gioco preferito di Alfing fatto col sacco che rimane Fox. Ship vs Fox, quello non se bada, quello è troppo bello per gioco. Fa troppo ridere. Perché poi è ingegnoso anche nel trasporre in atmosfera delle animazioni da cartoon all'interno del Seuk, no? E la musica ricorda quella di Xayn's Slina Soldier of Light. La musica è proprio un omaggio a quello, ragazzi. È proprio no! Lo zombie alieno mi ha fregato. Aiuto, sto cascando. C'è Cthulhu alieno, basta. Oh, sti alieni sono stronzi. Niente, mi ha sfondato. Game over. Ok, niente, siamo andati male. Per salvare il bimbo alieno me la sono presa nel secchio. Adesso andiamo a vedere il gioco bonus che ci davano con questo dischetto. Che gioco bonus sarà? Andiamo a vedere.